Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Avete un Audi A1 mh, e volete eh, pomparla un pochino di più, avere qualche prestazione in più? Seguite il video e imparerete qualche cosa. Sigla. Allora, come vi dicevo, anche questo è un lavoro relativamente semplice per noi, nel senso che ne abbiamo fatti veramente migliaia. Questo è un Audi A1. La 40 TFSI, quindi già una macchina con una cavalleria abbastanza generosa, però ovviamente diciamo come tutte le macchine dotate di OPF, catalizzatore e quant'altro sono un pochino strozzate quindi il cliente ci ha chiesto essendo comunque la macchina in garanzia solito discorso eh, ottimizzazione dei parametri di gestione elettronica abbiamo optato come spesso diciamo per la centralina seletron che abbiamo montato esattamente qua quindi questa è la seletron montata poi per smontarla basta sganciare questo connettore e la centralina si sfila volevo spendere due parole perché tanti ci chiedono ma allora questa qui è una centralina aggiuntiva no allora eh, le centraline si dividono in tre categorie ci sono la rimappatura e via seriali per cui si va a riprogrammare questa è la centralina principale si va a riprogrammare il software della centralina principale però su macchine in garanzia diciamo che ehm, si crea poi il rischio di <ride> inficiare la garanzia ci sono dei moduli aggiuntivi che noi assolutamente non prendiamo in considerazione che vanno a lavorare prevalentemente sul sensore rail, per cui vanno a falsare il segnale del sensore rail facendo lavorare appunto gli iniettori a un, um, una pressione diversa, quindi anche danno chiaramente più potenza, però um, con un sistema che a noi assolutamente non piace perché prima o poi si creano dei danni agli iniettori. Questa è una centralina esterna riprogrammabile, quindi non è una centralina aggiuntiva, proprio questo è il motivo del, di questo video e ehm, cosa significa? Che, essendo per riprogrammabile, noi possiamo tirare via la centralina, ci colleghiamo col computer con una cavetteria particolare e possiamo modificare la mappa come vogliamo, in sostanza. Abbiamo gli stessi risultati di una centralina di una rimappatura della centralina di via seriale, però con la comodità di poterla sganciare in qualunque momento. Le uniche cose che non si possono fare da esterno, quindi con questo tipo di centralina sono due o tre funzioni che però in questo caso non era necessario tipo dovessi dovessimo disabilitare il FAP, ehm, eliminare il limitatore di velocità o cose di questo genere, in questo caso si possono fare solo tramite il software della centralina principale. Quindi questo tipo di ehm, sistema serve solo ed esclusivamente per avere un incremento di coppia, potenza e riduzione dei consumi a velocità costante, siccome il 99% dei casi eh, ci richiedono questo genere di intervento, soprattutto come macchine, come macchine come questa, appunto in garanzia, è la soluzione ottimale: il cliente prima di andare in assistenza sgancerà la centralina. Le, gli lasciamo il tappo di chiusura circuito in dotazione, mette il tappo di chiusura circuito, poi nasconderà questi cavi che sono cavi che ce ne sono migliaia in giro eh, in maniera non, non a vista e nel momento in cui Audi farà una, una diagnosi, si collegherà, si collegherà con la presa OBD, andrà a leggere i parametri di questa centralina qua, quindi questa centralina qua risulterà assolutamente originale e quindi il cliente non avrà contestazioni da un punto di vista di garanzia. In questo caso abbiamo guadagnato circa il 15%, diciamo che noi non andiamo mai oltre i 28-30 cavalli, indipendentemente, cioè, su macchine più piccoline anche molto ma molto meno, ma anche su macchine che cominciano ad avere 150, 180, 200 cavalli non andiamo oltre un certo limite proprio per essere sicuri che l'affidabilità meccanica non cambi. Quindi anche in questo caso abbiamo fatto un incremento, diciamo, eh, con la testa, con la logica. Io direi che anche per questo discorso sulle centraline Seleton e sulle differenze fra le varie tipologie di modifica dei parametri di gestione motore e tutto. Come al solito vi invitiamo a eh, cliccare sulla campanella che è gratuito, non costa niente. Iscrivetevi al canale cliccando sotto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!